campione del mondo. Allora, attenzione, perché siamo qua? Perché io in quell'estate di tantissimi anni fa, ogni giorno facevo questa strada, via Mario Greppi, ero appena un ragazzo. Pensate, ero appena stato bocciato a scuola. Avevo 6, latino e greco, sommando le due materie. Ma quell'estate ero felice perché c'era il mondiale, 14 anni il mondiale si vive in un certo modo. Io facevo questa strada di sera, dove c'era un torneo estivo, perché si giocava di pomeriggio. Ma che anno era il 1982? Il 1982 erano finiti gli anni 70, ma non erano ancora gli anni 80. Non erano ancora gli anni dell'edonismo regaliano, gli anni degli Yuppies, gli anni dei paninari, ma non erano neanche più gli anni di 4 anni prima, il 78, il rapimento di Aldo Moro. Beh, 2 anni prima ci furono le stragi di Ustica, la strage di Bologna. Era l'inizio di un percorso storico. Bene, noi andavamo a fare questo torneo consci che la nazionale italiana avrebbe fatto il proprio compitino, se andava bene superava il primo turno. Era una nazionale sì di giocatori blasonati, ma poco amalgamati. Ebbene, però 4 anni prima in Argentina avevano fatto un exploit con Berzot, in Argentina il 78, il grande Paolo Rossi, il giovane Cabrini, un quarto posto che sapeva anche di beffa, perché quella nazionale era una nazionale splendida. 82, una nazionale scarsa, una nazionale che inizialmente i giornali dicevano: ma noi ci vergogniamo di questa nazionale. Ebbene, è proprio vero che da situazioni complesse, da situazioni impossibili, in cui anche solo sognare qualcosa diventa qualcosa di impossibile, quella nazionale iniziò una cavalcata epica, una cavalcata che ancora oggi, per chi c'era, ma per chi l'ha studiata, rimane una pietra miliare non solo del calcio, ma della storia italiana. No, per la cronaca, anche noi diciamo che torniamo da cosa. Ma attenzione, io ho grandissimo onore di avere qui tre ospiti assolutamente prestigiosi. Allora, attenzione, a fondare uno dei primi siti italiani, ancora oggi è vice direttore del più forte sito della provincia di Varese, una persona straordinaria che ho avuto modo di conoscere ultimamente, un grande giornalista, Michele Mancino, si vada ad accomodare. Io fino all'ultimo credevo che non venisse, tra l'altro mi hanno anche fatto uno scherzo, perché è arrivato in treno, ha staccato il cellulare e chi l'ha andato a prendere mi ha detto che non era sceso dal treno. L'avrei perdonato, forse sì, perché stiamo parlando di una persona che forse oggi è il più grosso scrittore italiano di calcio, di sport. I suoi libri sono poesia. Lui è direttore di Sky, vice direttore di Tutto Sport, direttore di La 7 Sport. È uno di quei personaggi pesanti che tra l'altro erano a Spagna 82, Darwin Pastorin. Non ti chiamo. Attenzione, perché in Spagna i calciatori erano 22, i calciatori che poi a un certo punto tutto il mondo ci invidiò, gente che poi per anni, anche, tra l'altro è successo anche stasera, vengono fermati per strada, calciatori che hanno regalato un sogno infinito, che hanno cambiato il corso, addirittura politico di quegli anni. Spadolini, il presidente del Consiglio, era più o meno dimissionario, si salvò per merito di questi 22. Uno di quei 22, gran campione del Torino, vinse anche uno scudetto con la Sampdoria nel 91, un giocatore completo, un centrocampista fantastico, come uomo, non lo so, giudicate voi, scherzo, grandissimo Beppe Dossena, campione del mondo! Bella camminata, non è quella del calciatore, però, Allora, io direi di partire. No, tu sei del Torino, quando mi guardi così sei... Ah, io sono interista, penso di segnali importanti, grande Pertini, grande Enzo Berzot, friulano, tosto, come lo sono quasi tutti i friulani, Capello, Zoffi, Baldini,
gli italiani, la loro creatività rinata. Tutto questo, qui questa sera, grazie a un uomo di 41 anni, che all'ultimo minuto, su un colpo di testa di un difensore, Oscar Bernardi, all'angolo, preciso, su un cross di Eder, si tuffa, vola e ferma la palla sulla linea bianca. Questo è Zino Zoff. Io mi ricordo che andavamo qui, partì questo torneo qui di calcio, poi vincemmo, ma nella testa... Cioè lui ha fatto sta serata per raccontare non la vittoria, ma la sua! Esatto. E tra l'altro... Parte la partita, primo tiro in porta dello zio Bergomi, dove dopo una manciata di secondi, pensate, un diciottenne che deve barcare un Menin, gli dicono... Avrei dovuto giocare io. Ecco, cosa succede? La mattina... 11 luglio, domenica. Domenica, sì. No, beh, l'ultimo allenamento, quindi avrei dovuto giocare io perché si era fatto male Antonioni. Però anche lì dopo lui ci ripensò e ha indovinato. Però tu per un po' di ore hai pensato, io gioco la finale. No. Lì c'era... ormai eravamo convinti di arrivare alla fine. Però la partita nasce storta, c'è questo tiro di Bergomi, calcio di rigore, fallo su Bruno Conti, va sul dischetto Antonio Cabrini, che fino a quel momento era stato straordinario. Andiamo in campo subito e chiudiamo sta partita, ecco, questo sì, ma sicuramente Antonio non credo che abbia passato uno dei momenti più belli della sua vita, questo è certo. Allora, Dario, tu eri al Bernabeu, gli italiani ci sono i giornalisti di tutto il mondo, forse c'è anche Beppe Viola, giusto? Sì. Sicuro? Tra l'altro io amo ricordare perché sì. Rappresentava il giornalista di allora, metà intellettuale, metà cabarettista. Onirico. E tra l'altro portatore di questa cultura del cazzeggio intelligente, che è quella che secondo me fa grande la persona che deve fare, che fa questo mestiere. Completamente un altro mondo, quindi lì c'erano delle caratteristiche, quindi se tu mi dici come giocavamo, ma nessuno di noi, perché 4-4-2-4-2, ma non esisteva neanche, perché te lo dimostra qua, qui c'è Scire che va all'attacco, quindi erano senza di campo. Pertini che sembrava un bambino, cioè era felice come un bambino, e qui c'è veramente questo discorso del protocollo che viene rotto, forse l'ha rotto la presidente. Sì, qui all'ingresso un attimo, Berzot, c'è Darwin che la vuole, io sento il becio che fa, io per Darwin e Freud ci sono sempre. Io quando nell'83 vado in Brasile, a San Paolo, e vado a casa di parenti, al nome Paolo Rossi una mia cugina butta il tovagliolo sulla pasta e comincia a piangere, e va via, e mi chiedono quel nome. Io dico, va bene, però non posso più raccontare niente, meglio così. Cioè, quindi... pareggio è per i brasiliani. Ripeto, per chi era lì presente, in campo, sugli spalti come tifoso, in tribuna stampa come giornalista, resterà qualcosa di veramente indimenticabile.